Bello a tutti ragazzi, siamo qui al Motor Show di Bologna e stiamo aspettando per il Bettega. Beh, adesso ci sono i Motard e mi sono fatto un bel giro nei padiglioni ed è andata molto bene e niente, ci becchiamo dopo. Yeah.
Nel mondo della vita, 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 nel mondo della vita
Attenzione, pronti, via. Passando sotto il suo ponte, primo giro per Fassina 58-58, 58-58.
sull'asfalto, la staccata per Toni, il pendolo, l'inserimento della sua 037 numero 8 motrici a cercare la S, in fila nella S, ci danza praticamente all'interno, ne esce in questo momento, si va a cercare la massima velocità con Toni in panchina. Toni alla staccata, il taglio in storia e poi la salita del motor point che lo riceve in questo momento, si alza la salita sulla discesa a controllo della traiettoria per la prossima che va a cercare in questo momento il tornatore, ci salta con un filo Toni che in questo momento gira la sua 037 per andare a cercare l'ultimo colpo di reni e con esso la bandiera scacchi che non proclama la vittoria.
Ma che c'è di dopo? C'è
descriverti. Thank you.
torti che sono profondissimi, non sono anche abbastanza così. Stop!
Traversi e l'attenzione da mettere nel totale comando
l'acceleratore per non incappare in lì, cercando di essere veloce, ma senza rischiare più di tanto. Andiamo a vedere. Oh, Traverso che non sente della posizione a Bottini, vedete, ha accelerato il sistema, il posteriore a questa trazione che è stato quasi minima, finalizzata, che è riuscito però a riprendere. Intanto siamo pronti per andare a questo primo giro che viene chiuso con 501 settimo, ottavo di Seri, e poi mancano ancora all'appello i piloti che erano incappati nella circolata, il 59 minuti, e ora fa il passo tranquillo per lui, stai dentro fuori, ma vuole concludere la gara e sembra fare come detto per anche Matarazzo. E ora vedremo chi verrà intromesso dal prossimo step con ormai il traguardo saldamente conquistato e vinto, attraversato per primo dal numero 6. L'acceleratore del protagonista, vedete cosa può accadere, cappottone di Giulio Lorenzini che fino adesso non aveva commesso nessun errore, ora sta cercando di raccogliere le idee e capire quale possa essere il danno. Una volta non andiamo dolorati, ci auguriamo solo di te per il simpatico e veloce di ciò del Lucano, però con questo che non ha compromesso il suo ruolo di protagonista in questa gara americana. L'importante è che non ci siano danni e avrà modo di capire l'errore e di poi presentarsi a parte. Ha capito che il 100% lo si deve e lo si può dare solamente in finale, specialmente che conta nelle due gare del pomeriggio oppure in questa finale della mattina, ma ormai l'altra scivolata là. Allora vediamo che riparte il Cataldo, anche il numero 10 nella quarta posizione, Alessandro, ma intanto Chiappicina che controlla le spalle, non ci siano attacchi a sorpresa, e quindi siamo con la bandiera scacchi per Massimiliano. Quanto Morella, il 35 Lamate che era stato molto attivo e molto grintoso quando praticamente non serviva, perché serve esserlo in questo finale. Fornini che invece aveva messo quasi a rischio il suo proseguimento in gara con la caduta dei primissimi metri, ora si è messo giù di impegno e sta guadagnando un buon margine. Quindi fare molta attenzione, caduto nel corso della prima batteria Massimiliano Porfini, ma questa volta in tutta tranquillità procede con la sua onda fresca prima alle sue spalle, la base, poi la lotta per stare riuscito ad andare all'attacco del pilota toscano che fa volare altri birilli, altri birilli che delimitano il tracciato. Chiude la curva con grande attenzione Massimiliano Porfini, ha guadagnato un tetto margine di vantaggio e sta ormai andando verso il ponte Modul, i segni della caduta precedente ancora sono sulla tuta della pilota marchigiano, ma ora sta facendo molta attenzione nel posare l'acceleratore in uscita su questa curva molto sporca. La base seconda abbastanza tra virgolette tranquillo, l'ultimo giro si sfideranno con lo sventolio delle bandiere.
alle VRC. Eccoli qua, passano davanti a voi per l'ultimo saluto, poi per loro sarà battaglia, battaglia allo stato puro. La partenza. C'è KTM Expo. Sto a Zurigo. Bella! Poi da
distanza all'interno della linea 10, in questo momento sposta l'accelerazione e 340 cavalli di casca a terra. Gracias.
Siamo al secondo numero. Ok, prudenza.
per il momento ci gira velocemente, scarica la potenza e va a cercare il ponte dell'avanzato, pensando che già Thank you.
Yeah.
Grazie.